Traffico gratuito, come poterlo sfruttare al meglio? Tantissimi potenziali clienti, tanti clienti, aziende, colleghi e non solo, mi chiedono ogni volta il perché hanno necessità, devono per forza investire del tempo e del denaro per riuscire a creare appunto un piano editoriale, una gestione delle pagine organica, quindi realizzata appunto dalle social media manager, anziché andare a puntare direttamente alla promozione a pagamento. Bene, perché andare a creare il traffico gratuito? Beh, semplicemente perché va a generare un concetto di fiducia nei confronti del consumatore finale. Pensaci un attimo, hai una pizzeria e non pubblichi un post sulle tue pagine social da mesi. Fondamentalmente io, diciamo, consumatore di pizze, fondamentalmente andando a ricercare una pizzeria il logo, il mio, diciamo, primo obiettivo principale va ad essere andare a studiare appunto l'azienda in essere, quindi vedere le recensioni, vedere cosa pubblica di bello, se c'è qualche pizza che magari può andare ad attirarmi l'attenzione o meno. Ecco, perché perderti te, appunto, azienda, questa opportunità di attirare, far sì che appunto mi attiri l'attenzione? Questo concetto può essere replicato per qualsiasi altra tipologia di attività, che sia un negozio di abbigliamento, che sia un bar, che sia un negozio di commercio a dettaglio. La possibilità di andare a gestire appunto i propri social, pubblicare organicamente, in primis va ad aumentare quel concetto appunto di fiducia nei confronti del consumatore. Secondariamente, hai un sito web, bene, perché non sfruttare l'area blog, quindi iniziare a scrivere articoli attinenti appunto alla tua attività? Questo semplicemente ti potrà dare l'opportunità unica di emergere nel mercato competitivo, se non iper competitivo, di Google, che oramai appunto diventa sempre più difficile riuscire ad apparire tra le prime posizioni all'interno del motore di ricerca, e quindi iniziare a scrivere articoli. Tutto ciò tenderà a portare benefici nel medio-lungo periodo. Provare per credere. Cosa ne pensi riguardo? Ti aspettiamo nei commenti.